Ciao ragazzi, oggi voglio fare un video diciamo speciale che sarebbe la storia del canale di Xmandr, che per me è importante perché forse con la novità degli shorts mi prenderò una nuova telecamera. Quindi questa è la storia del canale ufficiale. Praticamente io ho iniziato con questi video qua, le cover, che c'avevo io, una telecamera di un Nokia N82, il mitico N82, che ti permetteva di iniziare a registrare dei video. Quindi io mi divertivo con mio fratello, mi riprendeva, c'aveva anche la stabilizzazione YouTube al periodo, vedete che il video è stabilizzato, quindi con l'N82 si poteva iniziare con una telecamera discreta perché comunque era 480 pixel. Poi ho iniziato a fare questi video perché iniziare con una telecamera inferiore, che era una telecamera sempre 480p, ha una senza marca, queste marche tedesche, che boh, la risoluzione era peggiore comunque del Nokia, però mi piaceva avere la telecamera solo per il canale YouTube, e quindi ho iniziato a usare questa e ho fatto vari video. Poi ho fatto un upgrade con questa qua, la C270, che mi permetteva di fare dei video con una buona risoluzione, perché iniziava a essere 720p, però non erano 720p proprio in alta risoluzione. Quindi questa l'ho usata un pochettino per capire se potevo avere dei video più belli, e allora ho fatto un acquisto che era il Samsung S2, che aveva la prima telecamera in full HD 8 megapixel, quindi ho iniziato a fare dei video con quella telecamera. Si potevano fare video decenti in HD, in full HD, quindi mi divertivo anche a editare da varie angolazioni diverse con questa telecamera. Poi sono passato a una telecamera, ho fatto un ulteriore upgrade, ho preso la Logitech C525, questa qua, che si poteva cambiare l'angolazione. Questa qui era una bomba, cioè aveva una risoluzione in 720p, però bella, proprio c'aveva una qualità, quindi ero molto contento di fare dei video. Infatti qua usavo quella, perché poi io usavo contemporaneamente il telefono. Ecco, qua è il Samsung e l'altra invece era la C525, quindi c'è una differenza, vedete, sono due telecamere diverse, la C225 e qua invece il Samsung, o viceversa, forse era questa la C525. E poi mi prestarono questa, che è la top, cioè del periodo comunque 2010, 2015, sino al 2015, cioè la C920. Me la prestarono e feci un bel po' di video. Vediamo se li trovo qua. Quindi con la C920 riuscii a fare dei video, non lo so, la sperimentai per un periodo. Il periodo ero fissa con le cover, comunque le gem, perché nel periodo caricavo una gem, facevo anche 500 visualizzazioni, quindi avevo anche 5.000 iscritti, non so, perché comunque ho aperto vari canali. Io ho aperto un canale di cinema, un canale di documentari di scienza, un canale di arti marziali. Quello di arti marziali mi aveva fatto 45.000 iscritti, quindi la passione ha continuato a crescere. Ho aperto vari canali, sicché non mi sono preso un cellulare diciamo decente, perché ho fatto un upgrade ulteriore. Avevo preso questo qua che attualmente utilizzo, che è il Samsung A02S, che ha un'ottima telecamera full HD, che ancora sto usando. Quindi i video che faccio adesso, quando faccio i vlog, uso questo, e poi quando faccio queste riprese così uso la telecamera del computer Asus Zenbook,
che è perfetta, cioè una telecamera di un'ottima qualità, però adesso se questa monetizzazione degli short dovrebbe andare bene, anche se mi va bene il blog, sto pensando di fare un ulteriore upgrade e prendere una telecamera professionale, perché qua si sta parlando di telecamera professionale in 4K, cioè che sarebbe la telecamera del Google Pixel 3 o comunque dal 3 in su, perché vedete anche il 4 non costano tanto e qua è una telecamera superiore in 4K. Ci sono i video su qua in qualche canale che potete vedere la risoluzione del Google Pixel 3, che praticamente ha lo stabilizzatore e ha anche il 4K, quindi sto pensando di passare al 4K con un telefono che userei solo per fare i vlog, comunque quando vado nelle spiagge, perché qua vogliamo andare a vedere vari posti belli. E quindi questo è. Quindi spero che questo tipo di contenuti vi piaccia, queste mie storie, perché a me piace anche raccontare storie. E guardate, se riesco a prendere il Pixel 3, comunque è una cosa straordinaria, perché io quando ho iniziato con una telecamera praticamente, che era un 5 euro di telecamera, era questa. Poi ero passato al Nokia, che era un ottimo telefono, poi la C270, poi il Samsung Galaxy S2, poi la Logitech 720. Mi avevano prestato la Logitech 920, poi ho preso il Samsung A02S e adesso forse passo al Google Pixel 3. Quindi se vi piace questo tipo di contenuti iscrivetevi al canale e a presto. Ciao ciao.